Allora, cambiamo tipologia di azione. Gli attacchi che possiamo subire sono quella maggiore, attacchi in linea circolare o attacchi in linea dritta, ok? Portati prettamente con gli arti superiori, che siano un pugno, che siano uno schiaffo, un tentativo di presa. La linea d'attacco è quella che a me fa la differenza sull'azione, okay? Quindi è meno, indipendentemente dalla tipologia di intenzione. Passiamo ancora al concetto iniziale, la distanza. E se io sono per entrare nel mio spazio personale, sono un po' di spazio, io lo vedo e posso reagire. Cambia l'attacco, ritorna la stessa tecnica. Quindi la parte che è per voi, noi ci fermiamo a questo, a questa parte qui. Uno, porto fuori la parte del pollice, aggancio, porta giù, vuoto e tiro in basso. L'altra mano colpisce sul viso. Entro, calcio, mamma mia. Per voi finisce qua. No, nel senso, sono morte, non avevo mai calcolato. Noi andiamo avanti invece. Questa è una leva sul gomito. Anche una rottura volendo. Verticale, pressione del mento verso il petto, perdita di equilibrio, rotazione, controllo la testa, controllo tutto il corpo. Mi do lo spazio per scendere. Kaitennage. Controllo. Se vuoi. Controllo. Se vedi che si. Nostro deve essere tutto in una frazione di.